La FILDS, Federazione Italiana Laureati e Diplomati Istituti Superiori, sezione di Mazara del Vallo, dal 18 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017 ha il privilegio di poter esporre presso la Galleria Kene Santo Vassallo in Mazara del Vallo le opere dei pittori Davide Margiotta, Francesco Sala, abbinate alle creazioni kineartistiche di Vito Tumbiolo in Zivillo, un artista che ne del filè. L'occasione che ne è stata eccezionale perché ha messo in risalto la grande attività di poter realizzare attraverso l'uso di un semplice filo e di un uncinetto e di un tracciato a quadretti delle opere che hanno veramente una genialità eccezionale. Rilanciare le attività del tempo che sembrano quindi trascorse e accantonate è una cosa estremamente importante e mi auguro che molti visitatori vengano a vedere questa iniziativa che si è realizzata grazie alla collaborazione del Comune di Mazara del Vallo, che si ringrazia, e di Peppe Parrinello, che è stato il trade union fra la FILDS, i pittori e l'attività che noi abbiamo portato avanti. Oggi l'amministrazione comunale ha avuto una bella opportunità di portare i saluti all'associazione FILDS, la quale ha organizzato questa bellissima iniziativa, questa mostra che ha dato proprio onore di essere visitata, quindi un incrocio dell'arte, quale quella della pittura e quella del filè. È con vero piacere che siamo stati qui a rappresentare l'amministrazione comunale e in particolare il nostro sindaco onorevole Cristaldi all'inaugurazione di questa mostra. È una mostra un pochino sui generis perché accoppia la pittura, l'arte pittorica figurativa, con un'arte un pochino desueta, l'arte del ricamo, l'arte del filè, l'arte della creazione prettamente femminile. Difatti possiamo ammirare quale meraviglia esplode da queste creazioni, vedere queste figure fatte punto dopo punto, con una precisione, con una particolare attenzione ai dettagli, alle piccole cose che poi danno la bellezza dell'insieme. E mi complimento con la FILDS che è riuscita a fare questo connubio particolare e soprattutto con l'autrice Vita Tumbiolo, è una mia carissima amica ed è stata anche la maestra delle mie bambine quando erano piccole. E mi complimento anche con i pittori che hanno saputo dare una impronta particolare al mondo e rappresentare in una maniera originale il mondo che ci circonda. Questa mostra di queste due ragazze che per me sono state una rivelazione, e quando sono venuti a casa mia per vedere un po' questi lavori mi hanno commosso, perché nel vedere questi miei lavori sono rimasti estasiati. Per me è una cosa normale fare queste cose, perché nel mio DNA non ho niente di particolare di mio, perché ho il DNA di mia nonna. Io ho ereditato la versatilità artistica di mia nonna, per i ricami, per la casa, per la cucina, per la famiglia, per tutto quello che di umano ci possa essere nella vita. Non mi voglio ulteriormente, è stato per me molto impegnativo e pesante in questo periodo, perché sia le tutte e due le mie sorelle hanno cercato in tutti i modi di tirarmi fuori. Perché mi hanno molto stimolato a fare mostra di questi miei lavori che fanno parte della mia vita, non l'aveva vista mai nessuno. Io vi ringrazio, scusatemi, ma sono troppo emozionata. Grazie. 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 Di quelli che verranno a visitare e voglio ringraziarti perché ci fai dono e ci dai la possibilità di
condividere e di apprezzare queste cose che sono veramente eccezionali. Tanti bambini complimenti, sono stati a scuola da me, si ricordano da 5 anni, ancora io vecchia a Bacucca, mi incontrano per la strada e mi abbracciano. Dico, ma chi sei la mia maestra, ti ho nel cuore, vuol dire che ho lasciato qualcosa.